ragazze, allora spero vivamente di essere a fuoco perché sto utilizzando una nuova videocamera che tanto nuova non è perché è del 2009 e perdonate i rumori di sottofondo, magari è sveglia. Appunto, tanto nuova non è perché è del 2009, però me l'ha data mia mamma siccome sa che Gaia mi ha disintegrato l'altra. Il problema è che sì che ha lo schermino, a parte che è piccolo tanto che non ci riesco a vedere di qua a là niente, però ha delle impostazioni un pochino strane, quindi io adesso mi sono spatafasciata contro il muro sperando di riuscire a capire che questa volta io sia a fuoco, perché l'ho già registrato questo video ma l'avevo fatto completamente sfasato, nel senso che metteva a fuoco quello che mettevo vicino all'obiettivo e non la mia faccia, era tutta sgranata. Comunque, questo qua è il video in collaborazione con Alessia del canale Mamma Alessia. Come avete visto, a settembre non l'ho caricato ed era il video appunto dei preferiti, proprio per le varie vicissitudini che ho avuto. Quindi saranno dei preferiti che mi porto dietro principalmente anche da settembre, perché comunque in Italia non ho avuto modo di provare così tanti prodotti o di innamorarmi di così tante cose nuove. Però alcune new entry del metà ottobre, fine ottobre ci sono. Io nell'info box e nella I, per non sbagliare li metto tutte e due le dita, vi metto anche il canale, il video di Alessia, che se non conoscete dovete andare a vedere perché ragazzi davvero è una persona splendida, ha una famiglia stupenda, fa dei video spontanei, veri, quindi se volete qualcosa di vero e di percepibile, proprio di qualcosa di bello, andate assolutamente a vedere il suo canale e iscrivervi. Se Gaia passa sotto tutto sto ambaradam che ho combinato, cadere. Cosa c'è? Mamma Arcio! Non capisco, cos'è amore Arcio? Allora, passo subito appunto a parlarvi dei preferiti che riguardano me, perché come sapete abbiamo inserito anche la sezione bambini. Un prodotto che ho utilizzato effettivamente ad ottobre, nel senso che l'ho utilizzato qualche volta, le uniche due volte che sono uscita quando ero in Italia, e poi anche lo sto utilizzando da quando sono tornata qua, quindi questa 10 giorni, quasi 2 settimane? No, 10 giorni, appunto lo sto utilizzando tutte le volte che esco, ed è questa qua, che è praticamente una crema, una BB cream, mamma, diciamo. Mamma. Come dicevo, è una crema appunto, una specie di BB cream, infatti si chiama Natural Finish Cream numero 1 effetto seconda pelle ed è dell'Alchemilla. Adesso cercherò in qualche modo di farvela vedere un pochino da vicino se riuscirò a capire. Eccola appunto. Allora, è semplicemente una crema bianca, però all'interno ha delle micro particelle colorate che una volta che voi spalmate il prodotto si assorbe completamente ed ha un effetto naturale, però diciamo che amalgama un pochino tutti quanti i rossori che possono esserci sul viso. Io in quei giorni non avevo né voglia né tempo né testa di mettermi tipo a posto in viso, però le due volte che sono andata a fare la spesa l'ho utilizzata e ho visto che comunque distendeva molto l'incarnato e lo uniformava. Da quando sono tornata la utilizzo quando esco, quindi quando ho le uscite classiche, quindi che ne so, devo portare Gaia a fare un giro, quindi non è che abbia io un incontro con la regina Elisabetta, perché in quel caso mi andrei a mettere il fondotinta, però appunto se ho un'uscita normale, tranquilla, in giro con Gaia a fare la spesa, utilizzo questa perché è leggerissima, non appiccica, si assorbe in fretta, dà un bel incarnato, se proprio voglio andare a coprire qualcosa, perché non è che copra, non copre, cioè nel senso non la comprate con l'istinto di coprire brufoli o occhiaie, però se avete appunto già una pelle abbastanza bella senza particolari problemi e volete solamente uniformare, non appesantire durante tutto il giorno, ve la straconsiglio, io la sto amando. E questa qua me l'ha regalata quella buona donna di mia sorella, perché quella buona donna di mia sorella ogni volta che vado in Italia mi regala delle cose belle, quindi se volete un'amica che vi faccia dei regali strafighi, andate a conoscere mia sorella in Italia e fatevela amica. Altra cosa che voglio inserire nei prodotti preferiti è questa spazzolina qua, che è il Clarisonic dei Poracci. È una spazzolina della Ebelin che ho comprato al DM. Questa qua l'ho comprata a settembre, infatti ve l'avevo messa nei preferiti di settembre che non ho mai editato e non ho mai caricato. L'ho pagata mi sembra 1,95€, una sciocchezza proprio.
E appunto, penso che duri poco perché si sta già un po' sbimblenando, però per quello che costa, sinceramente, dovesse proprio distruggersi, me l'andrei a ricomprare. Perché, ad esempio, a settembre avevo visto un miglioramento pazzesco sulla zona T per quanto riguarda i punti neri e anche per quanto riguarda comunque la grana della pelle, perché la utilizzavo tutti i giorni, l'avevo proprio iniziata a comprare a inizio settembre. Invece ad ottobre, essendo appunto che è stato un mese sconclusionato, naturalmente non è che mi sono portata questa in ospedale, mi spassavo la faccia, tra un po' manco me la lavavo la faccia in ospedale, e ho visto proprio la differenza in quei giorni in ospedale e in quei giorni in cui sono stata in Italia. Da quando sono tornata qua, che ho iniziato a utilizzarla sia al mattino appena sveglia con un detergente lavante dell'Alverde, ma soprattutto la sera, dopo che mi sono struccata, quindi che ho tolto il più grosso, o tra virgolette che mi sono struccata come mi struccavo prima, vado a passare questa con una pompata di quella schiuma lavante dell'Alverde, quella fatta proprio a mussa, schiuma che si spruzza, esce una schiuma, e vado a lavare il viso con questa spazzolina e esce ancora un sacco di prodotto di make up. E contando che io non metto se non questa con un pochino di correttore, mi sono chiesta le prime volte che la utilizzavo come cacchio mi struccassi io prima, perché se butta ancora fuori il prodotto, nonostante a me sembri che la mia pelle sia già pulita, vuol dire proprio che prima non mi struccavo praticamente. E ho notato dei cambiamenti appunto sia per quanto riguarda la grana della pelle, per le macchie che avevo di brufoli vecchi orsono orsono. Un altro preferito di ottobre, però questo è proprio di ottobre, nel senso che non me lo porto da settembre perché me l'ha regalato mia mamma per il compleanno, è questo zainetto qua. Allora, io non so dove l'abbia comprato, sinceramente, non ne ho idea. È molto comodo, adesso è strapieno perché non l'ho ancora cambiato da quando sono arrivata, nel senso che ho lasciato tutto dentro quello che avevo messo nel viaggio, quindi tipo pesa 8 quintali, però essendo uno zainetto si distribuisce molto meglio rispetto ad essere una borsa. Io ne volevo comprare uno in previsione principalmente per quando vado a fare la spesa con Gaia. Mia mamma sapeva che volevo comprarmelo, me l'ha comprato lei, lo adoro, sia per come è fatto perché è molto semplice, ma secondo me è molto particolare con queste cerniere qua dorate, visibili. Ha appunto il manico, le bratelle, ha... Oh, cos'è? Ha la cerniera, scusate, ha la cerniera anche qua dietro, appunto ha una cerniera davanti, la cerniera grande dentro, un'altra cerniera dentro, delle taschine. È stracomodo perché ci sta davvero di tutto, ragazze, ma davvero di tutto. Io adesso non so se riuscirò a farvi vedere, però c'è qualsiasi cosa qua all'interno e lo amo, lo sto utilizzando sempre anche quando non vado a fare la spesa, proprio perché secondo me dà un tocco di quel non so che all'outfit che quando ero piccola odiavo gli zainetti perché mi facevano sentire una bambina, invece adesso che sono una donna adulta in carriera voglio lo zainetto per tornare bambina praticamente. Comunque è stracomodo. Tu cosa stai combinando? Poi, per quanto riguarda me, che però lo voglio inserire anche nel reparto Gaia, dimmi, cosa? È questo qua, che è praticamente uno spruzzino per il bucato. Io non riuscivo mai a far andare via le macchie di frutta dai vestiti di Gaia o alcune macchie, che si fa al mio compagno a lavoro. Avevo visto nel volantino che mi era arrivato a casa del DM che avevano fatto questo nuovo spruzzino vegano, appunto della linea Frosh, che fa molte cose vegane che io utilizzo principalmente per i prodotti comunque da lavanderia, questa linea qua. Avevo visto appunto questo spruzzino, l'ho voluto provare a comprare proprio così, ho detto ma sì, sbuttiamo sti 2 euro e vediamo se qualcosa aiuta oppure no. Ragazze, mi ha tolto delle macchie di frutta da alcune maglie di Gaia che erano state lavate, strasmacchiate, non venivano via, asciugate, stirate, quindi generalmente quando poi viene stirato la macchia rimane ancora di più e non c'è tanto che tenga, me le ha tolte completamente, la maglia è come nuova, non me l'ha rovinata, non ho dovuto strofinare, quindi assolutamente preferito proprio perché ci va pochissimo, ne bastano pochi spruzzi, basta strofinare un pochino, scatafottare in lavatrice, mettere i detersivi, far andare, ciao, bella che si è vista, si è visto. Quindi assolutamente, l'ho pagato molto poco, non so, penso che in Italia questa linea non ci sia, però chi è qua in Germania e lo vuole provare pensa che sia un po' una ciofeca, invece no, va molto bene. Poi, per quanto riguarda invece il reparto Gaia, allora, come prima cosa voglio inserire nei prodotti preferiti, che avevo inserito anche nei prodotti preferiti di settembre,
questi pannolini qua, infatti da settembre che li uso. Allora, ancora prima che noi andassimo in Italia e che capitasse tutto quello che è capitato, Gaia aveva iniziato a prendere in odio il cambio del pannolino e io non sapevo più come diamine fare, perché non si faceva cambiare, non si faceva toccare, sembrava sempre che la stessi tipo distruggendo. E quando ho visto questi qua al DM, prima non li avevo mai visti, sono fatti a mutandina. Ho detto vabbè, proviamoli. Ce ne sono 22 dentro e costano, mi sembra, 4,25€. Effettivamente, se faccio il rapporto, ad esempio, con quelli della Lidl, che mi sembra che ne contengono una cinquantina e costino 7€ rotti, effettivamente costano un pochino di più. Però, ragazze, assolutamente, la comodità di farsi cambiare, soprattutto adesso da quando siamo tornate da quel postaccio in Italia, che lei è cambiata completamente ed è molto traumatizzata, sì, riesco a cambiarla e poi tengono da Dio. Cioè, capita molte volte che io le cambio il pannolino alle 11, alle 10 e mezza del mattino, perché appunto lei al mattino è un pochino intoccabile, e non si piscia mai addosso, scusate il francesismo. In Italia me ne ero portata due pacchi, perché sapevo di dover rimanere 2 settimane, invece poi sono rimasta 1 mese, nel periodo in cui ero appunto in ospedale, me li sono fatti comprare dalla mia famiglia. Un giorno mio padre mi ha comprato gli Huggies Bimba, che erano di Commini sopra, e una volta mia mamma invece mi ha comprato i Pampers Progressi. Tutti e due ciofeche, cioè ciofeche, ma che più ciofeche non si può. Io capisco la marca, capisco tutto, a parte che a me tutte e due come marche non mi piacciono, perché secondo me sono plasticosi e da morire, però assolutamente si pisciava completamente, sia quando ero in ospedale, e posso capirlo perché c'era la flebo e quindi faceva molta pipì, però anche quando poi siamo tornati a casa, lei al mattino dopo un'oretta che era sveglia era completamente pisciata, cosa che qua stamattina sono arrivata addirittura a cambiarglielo alle 11 e non era per niente fuoriuscito neanche una goccia di pipì. Quindi assolutamente promossissimi. Poi, altro prodotto che però questa volta ho comprato in Italia, e l'ho comprato perché ne ho sempre sentito parlare su molti blog, su molti articoli, per quanto riguarda appunto la cura del raffreddore nei bambini, eccetera. Ed è questo spray della Coop, della Crescendo Coop, ed è uno spray isotonico con 2 nebulizzatori per l'igiene di naso e orecchie. Adesso, se riesco a capire, ve lo faccio vedere un pochino da vicino. Ed è appunto questo qua, della Crescendo Coop, è appunto uno spray isotonico, vi faccio vedere anche i nebulizzatori, sembra molto professional, che è questo qua, che è per il naso, e poi c'è questo qua invece che è per le orecchie, e questo è appunto il flaconcino. Io non so se lo conoscete, però voi che siete in Italia ve lo consiglio, perché io mi rammarico di non averne comprati 2, perché l'ho utilizzato in Italia sia per me che per Gaia quando avevamo il raffreddore, anche per pulire le orecchie, e assolutamente per il raffreddore va benissimo quando si ha il naso chiuso, ad esempio per andare un pochino ad ammorbidire le mucose, e nelle orecchie io odio l'utilizzo di cotton fioc, quindi secondo me questo è ottimo, e l'azione mi sembra un po' come quella dell'acqua ossigenata quando me la metteva mia mamma da piccola, però secondo me è ottimo. Poi fatemi sapere anche voi cosa ne pensate, perché io ho letto dei pareri molto positivi proprio in internet e io qua non riuscivo a trovarlo questo spray isotonico. Quando l'ho visto ho detto ok, me lo prendo e lo provo. Ultime due cose sono un detergente delicato, sempre per Gaia appunto, mani e sederino, con estratto di avena sativa d'agricoltura biologica della Natura Bella Baby. Ed è appunto questo qua, io spero si veda nettamente qualcosa, perché altrimenti mi incavolo come una bestia. Me l'ha regalato una persona molto speciale, una mia amica, e io da quando sono arrivata qua dall'Italia in Germania ho iniziato a utilizzarlo, e lo trovo comodissimo perché io lo lascio sul lavandino del bagno e glielo utilizzo sia per le mani appunto, ma anche per quando le lavo il sederino, perché non avendo il bidet io devo lavarglielo per forza nel lavandino. Lo trovo comodissimo sia per la formulazione, molto delicato, un odore molto leggero, quindi per niente stucchevole, quegli odori che piacciono a me. È un pochino liquido, nel senso che non è gelatinoso rispetto magari a quello della Hip, che è proprio più gelatinoso. Fa una buona schiuma, lava molto bene, non le ha irritato né mani né sederino, e lo trovo comodo proprio perché io prima, utilizzando solo quello della Hip, me lo dovevo trasportare ogni volta
a seconda se le facessi il bagnetto, a seconda se le stavo lavando qualcosa nel lavandino. Invece questo qua lo lascio direttamente sul lavandino. Se vedete, ne ho già utilizzato un macello perché era strapieno e lo sto utilizzando da 10 giorni. E appunto lo trovo molto comodo per quello, perché direttamente lì non devo stare a fare trasporti vari, e penso proprio che quando finirà tutto metterò gli altri saponi che magari compro qua dentro, in modo tale da tenermelo sul lavandino solo per lei. Quindi se lo trovate, la mia amica oltretutto mi ha detto che costava davvero poco, nel senso che è una marca che non costa eccessivamente ma che ha ingredienti ottimi, non testa sugli animali, ha prodotti biologici, quindi secondo me pazzesco. Poi, ultima cosa che vi faccio vedere, che però Gaia ha bellatamente portato via, è un gioco che le hanno regalato i suoi zii, quindi mia sorella, il marito e la cuginetta, ed è il carrello appunto della spesa con tutta la spesa dentro. Lei lo sta adorando da quando l'ha ricevuto, l'hanno comprato da Toy Service, mi sembra Toy Service o Toy Center, boh, non mi ricordo più. Comunque lo sta adorando, ci gioca sempre, lo porta in giro, ci fa i giri, gioca con le varie cosine. Quindi se volete fare un regalo magari a un bambino dell'età di Gaia, sui 2 anni, e volete fare un qualcosa che secondo me adorerà fino alla fine dei suoi giorni, è il carrello della spesa. Sia lodato il carrello della spesa. Niente, io spero di avervi tenuto compagnia, voi l'avete fatto con me, adesso devo muovermi perché devo cucinare, perché sono le 7:15 ed è tardissimo. Vi invito nuovamente ad andare a vedere appunto il video di Alessia, se non l'avete ancora fatto e se non la conoscete. Al prossimo video. Ciao!